Candidature condivise, una strada democratica verso la costruzione di una lista che non divida la popolazione praiese. Questi gli intenti dell'incontro pubblico tenutosi ieri sera a Praia a Mare. La tornata elettorale si avvicina e pertanto è tempo di porre scelte chiare. Ne sono convinti alcuni esponenti vicini all'attuale maggioranza, che già nel 2007 furono tra i promotori della strategia elettorale che portò alla vittoria all'amministrazione Lo Monaco. Una tattica vincente, quella dell'unione di intenti, ribadiscono nei loro interventi, che deve ripetersi. Far emergere candidature condivise e che puntino all'unità della proposta politica. E proprio Di Fazio giudica così l'operato dell'amministrazione Lo Monaco. Tutto sommato, insomma, do un giudizio positivo, perché comunque abbiamo vissuto 5 anni in cui, diciamo, la vita è stata più leggera a Praia al Mare, almeno da questo punto di vista. Certo, si sarebbe potuto fare di più, però penso che questa amministrazione ha costituito una discontinuità. Chi verrà dopo dovrà partire da questa, diciamo, senza guardare il passato. Noi il passato dobbiamo dimenticarlo, per me è passato, diciamo. Presente all'incontro anche il leader del movimento Rappresentiamoci, Massimiliano Cedolia, che ha voluto chiarire però un punto. Rappresentiamoci non è schierata da una parte o dall'altra. Rappresentiamoci vuole risultare una proposta politica per il Paese. Poi sta alla cittadinanza condividerlo meno, sostenerla, appoggiarla e ampliarla, perché non è detto che solo rappresentiamoci. Pertanto ecco la ricetta di Rappresentiamoci. Una squadra nuova, competente, capace di fare un'azione amministrativa con dei provvedimenti dirompenti per rilanciare il Paese. Cambiamo modo di intendere la politica e sicuramente miglioreremo.